Benvenuti a un nuovo appuntamento con La Ricetta. Oggi mi trovo in una splendida località di montagna, precisamente a Tarvisio, attorniata da uno splendido panorama. Protagonista è l'hotel ristorante Bella Vista, che ci proporrà due ricette tipiche. Ora entriamo in cucina per scoprire quali sono. Ed eccomi in cucina con Stefano Rosenwirth, titolare e chef dell'hotel ristorante Bella Vista, che come primo piatto ci presenta? Allora, facciamo un piatto della cucina nostra della Val Canale. Dalle altre parti lo chiamano Toce in Braide, ma siccome noi in montagna lo facciamo con la polenta dura, sì, allora lo chiamiamo polentino, fatto con della polenta, diciamo già preparata prima, deve essere fredda, della salsiccia nostrana fresca, sì, del formaggio, in Montasio, questo caso di Montasio, abbiamo il Montasio qua a un passo, quindi sarebbe assurdo farlo assurdo con un altro formaggio. Sì. Comunque si può usare un latteria chiaramente anche per questo. Certo, e delle rape. Usiamo delle rape rosse, delle olive nere e due foglie di radicchio. Allora, prendiamo la polenta che avevamo preparato precedentemente, scegliamo la figura che vogliamo fare. Sì. Allora, dato che siamo in tema, che è appena trascorso il periodo dei Krampus, cerchiamo di fare una mascherina del Krampus. Siamo un ovale che sarà la faccia. Sì. E dopo la cosa più importante, che sono le corna. Eccole qui, tic. E questo qui. Andiamo a posizionare sul nostro piatto. Adesso usiamo la salsiccia. Sì, viene tolta la pelle. Tolta la pelle, chiaramente, che questo sarà il pezzo forte del piatto. E prendiamo una padella. Ecco, prendiamo la padella e andiamo a spezzettare. Adesso gli diamo una prima scottata, una saltata in padella per dargli una prima cottura. Adesso gli abbiamo aggiunto ancora un po' di salsiccia, quella già cotta, perché il sapore sia più forte, più buono, più deciso, diciamo. Siamo pronti per finire il piatto. E vediamo dunque, ecco, che la salsiccia adesso viene messa sopra la maschera. Sì. Ecco, in questo modo. Eccoci qua. E dopodiché adesso si taglia il Montasio. Il Montasio. Una bella fettona. Tagliamo la crosta. Togliamo la crosta e gli diamo sempre la forma un pochettino della faccia che abbiamo fatto, posizioniamo sopra e andiamo a infornare. 1-2 minuti, il forno già caldo. A quanti gradi? A 120 gradi. Una volta tolto dal forno, il Montasio si è sciolto e lo concludiamo come, sì, Stefano? Diciamo che il piatto così è finito, solo che noi gli manca la guarnizione. In questo caso qui, per completarlo, gli metteremo due fettine di olive nere, che faranno gli occhi, che saranno gli occhi, appunto, e la rapa rossa, la rapa rossa, che sarà la nostra lingua, la lingua del Krampus. Ecco, la lingua del Krampus, anche per finire come guarnizione il radicchio rosso, due radicchio rosso, che sono le fiamme, e andiamo a finire il nostro piatto. Semplice, veloce, ma molto molto scenografico. La salsiccia utilizzata nella ricetta che abbiamo appena visto è del salumificio delle Alpi Giulie di Coccao. Conosciamo il titolare, Fabrizio Rugo, che ci spiegherà come vengono fatti anche tutti gli altri prodotti che avete. Noi repariamo suino di filiera, cioè acquistiamo un suino vivo in un'azienda agricola a Spilimbergo. Ci avvaliamo in un macello esterno per macellare e sezionare e portiamo su in lavorazione. Produciamo prodotti sia dolci che affumicati. Produciamo salame dolce, salame affumicato, due tipi di pancette arrotolate, una pancetta arrotolata col filone internamente e una pancetta arrotolata normale. Più produciamo la salsiccia affumicata, il cotechino dolce e affumicato, un lombo di suino, il prosciutto crudo e le filetti di suino. E la qualità dei vostri prodotti, oltre alla bontà, è determinata anche dalla naturalezza? Sì, dalla naturalezza della maestria, del responsabile di produzione.
hanno tutta una stagionatura, facciamo l'esempio del salame dolce, ha una stagionatura minima di 30 giorni. Facciamo una piccola pausa, torneremo tra poco in cucina e con Stefano mi sono spostata in una delle accoglienti e calde sale dell'hotel-ristorante. Com'è impostata la cucina, oltre a ciò che abbiamo appena visto come ricetta e quello che vedremo dopo? La cucina è molto semplice, non andiamo a ricercare cose molto sofisticate, ma cerchiamo di usare i prodotti che abbiamo del nostro territorio, del Friuli, della vicina Slovenia e dell'Austria anche chiaramente, per avere proprio il curare tutto e non dimenticare nessuno. Il nostro punto di forza, a parte diciamo gli affettati e i taglieri che prepariamo per gli antipasti, sono i primi, le zuppe, e dopo tutto quello che riguarda la carne alla griglia, dove usiamo ancora la griglia a legna. Oggi vediamo allestito tutto il locale in nero e rosso. Perché, Stefano? Una delle feste più importanti che ci sono nel Tarvisiano, San Nicolò. E dopo ci sono i Krampus, che sono per i bambini cattivi. Tutta Tarvisio è stata addobbata proprio in nero e rosso, proprio per dare più peso a questa manifestazione del 5 di dicembre. Abbiamo avuto anche un grossissimo aiuto da parte del comune, perché ha cambiato tutte le lampadine della piazza, le ha messe tutte rosse proprio per essere partecipe anche in questi momenti un pochettino così difficili. Ha voluto essere partecipe, ha fatto anche una degustazione in sala consigliare, che è un evento un po' particolare, non è che si... Per valorizzare non ancora di più il territorio. Per valorizzare e per far vedere che sono vicini alla gente, alle nostre tradizioni, alle nostre cose. E l'albergo che cosa offre? Sì, diciamo che noi cerchiamo di coccolare i nostri clienti appunto con la cucina buona e col sentirsi a casa. Abbiamo messo a disposizione, abbiamo anche un centro benessere dove possono diciamo andare a rilassarsi e a scaldarsi le ossa, come stiamo facendo noi adesso. Sì, no, dopo una giornata dedicata allo sci. Nella sauna, negli idromassaggi, queste cose qui. E niente, quello che offriamo noi è proprio stare bene, come essere a casa. Anche tante volte diciamo sono affascinati dal panorama. Non si chiama per niente Bella Vista, perché c'è un panorama stupendo, certo, che tutto il giorno e tutte le ore cambia. Noi siamo felicissimi perché riusciamo a lavorare e nello stesso tempo a divertirci, ed è una cosa piacevole. Direi quindi una vacanza ideale. Siamo ritornati in cucina per la seconda ricetta. Cosa hai pensato di presentare? Allora, presentiamo una zuppa di patate e crain. Allora, gli ingredienti. Allora, le patate. Sì, le patate, una cipolla, un gambo di sedano, meglio se è il cuore, e la radice di crain. Abbiamo pelato la patata, lavata, la tagliamo a quadrettini, tagliamo il sedano sempre velocemente, eccoci qua, anche la cipolla viene tagliata sottilmente, e l'ultimo passaggio è la radice di crain. La grattugiamo, in questo caso con la parte sottile. Adesso andiamo a versare un filino d'olio, se me lo metti per piacere. Certo, quanto? Dimmi stop. Va bene così, perfetto. Andiamo a soffriggere il tutto. Il crain si mette poi alla fine, sì, quando non, è cotto. Non ce lo siamo dimenticato, va dopo, perché sennò perde, svanisce tutto il suo effetto, diciamo che è quello di far lacrimare alla fine. Bene, allora passiamo ai fornelli. Allora, adesso facciamo soffriggere il tutto senza farlo dorare, solo per poco tempo. Rosolarlo un poco tempo, perché sennò la minestra diventerebbe scura, invece deve rimanere bianca. Andiamo ad aggiungere l'acqua, chiaramente. Non è importante quanta ce ne sia, perché dopo man mano si consuma e andremo ad aggiungerla se necessario alla fine. Ecco, adesso siamo arrivati a quasi metà della cottura, andiamo ad aggiungere il crain. Un bel pugno, che tanto
non sarà così forte alla fine. Ecco, e lo lasciamo consumare pian pianino. Per circa? Per circa mezz'oretta. Ecco, pronto, per piacere Bettina, se mi prepari il piatto, così come andiamo no? a impiattare la zuppa. Eccoci. Allora, tovagliolino, questa bellissima fondina. E la nostra ed eccoci qua, zuppa. La nostra zuppa. Che profumo, una ricetta semplice ma molto gustosa e anche particolare del luogo. Sì, proprio, questo è proprio del luogo di Camporosso di Tarvisio. Perfetto, e si conclude con? Ecco, l'ultimo tocco, gli mettiamo un po' di creme fresco sopra e una grattatina di pepe. E vediamo ora quali vini si abbinano bene. Mi trovo con Davide Zaninotto, responsabile vendite per il Friuli Venezia Giulia della cantina produttori di Cormons, che per i piatti presentati oggi abbina alla polentina con salsiccia. Abbiniamo un friulano Collio, produzione 2011. E alla zuppa di Cren. Invece un Sauvignon Collio 2011, un prodotto un po' più aromatico. Quando avete introdotto il vino della pace? Allora, il vino della pace è un progetto che è partito all'inizio degli anni Ottanta per volontà del direttore generale, dottor Luigi Soini, e consta di un impianto di una vigna di 2 ettari intorno all'azienda in cui sono raccolte oltre 400 tipi di uve provenienti da tutto il mondo. Adesso il progetto è stato allargato, le viti sono 880. Facciamo una vendemmia in bianco e otteniamo il vino della pace, che è un po' il simbolo internazionale dell'azienda. Ogni anno le etichette vengono firmate da importanti artisti di fama internazionale e poi vengono spedite ai capi di Stato di tutto il mondo. Quindi diciamo che la cantina produttori di Cormons ormai ha una fama internazionale. E siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata all'hotel ristorante Bella Vista di Tarvisio. Io ringrazio innanzitutto il titolare Stefano Rosenwirth per l'accoglienza e per le ottime ricette presentate, per l'abbinamento al vino Davide Zaninotto per la cantina produttori di Cormons, Fabrizio Rugo per il salumificio delle Alpi Giulie di Coccau. Se volete rivedere questa puntata vi potrete collegare la settimana prossima, lunedì alle ore 12 o venerdì alle 13.45. Noi con un brindisi vi auguriamo buone feste e buon anno. Cin cin. Salute. E tanti auguri. Salute.